basti avere una barca senza vela, che va per fiume senza marinaro, non ci è rimasto più spago né tela, e se ne è andato puro il carzolaro. E intanto col piccone e con la bala hanno sfornato il vicolo del Moro, e in doce la piazzetta della Scala, un americano ci può fa un traforo. Si il mondo va come va, che ci vuoi fa? Si il mondo va come va, passa l'annata. Si il mondo va come va, che ci vuoi fa? Si il mondo va come va, tira a campare. Hanno comprato puro casa mia per farci un localetto di ristoro, già ce lo so che quando andrò via a forza di soffrire io mi ce moro. Mo sulla barca ci monto pur io e scendo piano piano sino al mare, e sì la barca se n'annera a fondo insieme a lei va puro il mondo. Si il mondo va come va, che ci vuoi fa? Si il mondo va come va, lascia l'annata. Si il mondo va come va, che ci vuoi fa? Si il mondo va come va. Ma possibile che non si possa parlare con il commissario capo, un funzionario elevato in grado, il questore? Scusate, io che sono, avete dei piedi? Non mi fraintenda, ma trattandosi di un caso drammatico. Non esageriamo, volete sapere che è successo stanotte a Trastevere? Rubati automobili due, svaligiati due appartamenti e un negozio. Risa tra capelloni. Quattro feriti, di cui uno grave. D'accordo, d'accordo, ma... anche in omaggio alla mia modesta personalità, io sono sicuro che un alto funzionario... Ma scusi, lei ha capito bene il mio nome? Brigadiere? Ha capito bene il mio nome? Formichi, Enrico Formichi, artista lirico e drammatico, baritono, Parigi, Londra, New York, Buenos Aires, Mosca, Berlino. Sette lingue. Il fuoco c'è trou mon chien, francese. Come? I must find my dog, inglese. E poi potrei continuare, spagnolo, tengo che incontrarmi, perro. E poi svedese, russo. Vuol sentire come si dice in russo? Che cosa? Yadol Sennaiti, Moyo Sabaku, cioè devo ritrovare il mio cane. Prenda nota. Bulldog francese importato direttamente dal Belgio. Manto bianco, di sesso femminile, di nome Mao, per evidente ironia. Valore 150.000. Senza quel cane, credo, la mia vita non ha senso. Non dovete prenderlo in questo modo. In fondo un cane, cane. Ma sono solo, capisce? Io sono solo. Tutto quello che posso fare è di inviare un fonogramma. Comunque dovete sporgere denuncia. Nome? Mio o del cane? Vostro, si intende. Ah, baritono Formiche Enrico. Basta solo Formiche Enrico. Abitate a Trastevere? Sì, signora, da 15 anni. Anche per questo ritengo di avere diritto a un particolare riguardo.
Non faccio per dire, ma sono stato il primo vero artista a scoprire il fascino di questo favoloso quartiere. Favoloso. Avete detto bene. Proprio favoloso. Ma io ma di che cosa? Lasci tu a non vedere i cani. Bello! Ma mica è da caccia! E che vuol dire, mica ci stanno solo i cani alla caccia? A me che musa, questa ha fatto quello pugilato. E chi sarà? E che te frega di chi è? E se lo riguarda a scucciare la grana, mi chiamo più senza i mezzi al cane mio. Ma non è che fai tutto te sette e devi tutto te. No, fammi me da però, ma non e me ne sono. E poi a cara chi sta affezione. Se sempre il solito fiume. Ah, mo fate che vi mettete a litigare. Allora, 5 stecche di stufesante e 4 di astro, va bene? Vedi te, date una regolata. Serve nient'altro? Niente, salutami tanto il sortodo. E digli alla moglie che non si scordasse di me. Digli tanti saluti da Sora Regina. Buongiorno, Sora Regina, come state? Tutto bene? Benone. Avete fatto bene a passare, così me levo sto peso. Quanti sono? 250. Rientriamo pianino, eh? Ci va un po' di pazienza, il giro è largo. Vabbè. E a che punto stiamo con i madonnare? Bene, le quote sono state pagate quasi tutte. Solo che invece di partire martedì vorrebbero spostare la partenza a giovedì. E come che hanno cambiato idea? Per via che il martedì si risente ancora dalla sbognata la domenica. Pure questo è giusto. Anzi, potranno pure affrontare meglio le devozioni. Allora posso fissare il pullman, quanti saremo? Come l'anno scorso, meno quelle che sono morte, una 35ina. Andiamo sempre più a calare, eh? Che ci volete fa? Vi va bene la partenza alle 9:30? Non vorrei fare troppo tardi per le devozioni. Anzi, mi raccomando a voi che si preparino bene, eh? A proposito, mi è stato richiesto se dopo l'ultima enciclica del Papa credete che si possa pigliare caffè? Se uno interpreta secondo l'andamento modernistico della Chiesa, direi di sì. Certo, se si potesse evitare sarebbe meglio, eh? Aspettate. No, lasciate stare, non vi incomodate. Anneranno per l'anime sante del purgatorio. Sia lodata la Madonna. Sempre sia lodata. La Sora Regina, dategli a bacio a Pile. Ah, imbecilletto, te ne accorgerai quando starai all'inferno. E certo, se ci avessi i peccati vostri, qualche piletta mi sa che mi toccherebbe baciarla pure a me. Figlio mio, sozzoncello come sei, a te ti toccherà baciarle gallare. Animella panata, bella del zio! Via qua, vichinga, ti porto un frigorifero così mi insegni come si fa amore al Polo Nord! Non te l'anna la stella polare! Hai mai notato l'eleganza, buongiorno, e la solidità di quest'arco tutto sesto, certamente cinquecentesco? Buongiorno, signora. Buongiorno, professore. Buongiorno, Settimia. Buongiorno. Io volevo dire, se c'ha bisogno di qualche ritaglio per cane. Grazie, non serve più. Chi sei morto? Mi dispiace. Io faccio le mie condoglianze. Grazie. Buongiorno, Sora Regina. Buongiorno, professore. Una stecca delle solite. Le stufe sante sono finite. Ho mandato mia sorella a vedene. Si ripassasse fra un quarticello. Va bene, facciamo un giretto e ripassiamo. Secchietta com'è, mi manderebbe per l'ossa pure quella. Già, senti te, te maneresti per l'ossa pure tua madre. Ah, sentimi un po' qua. Chi me volando? Che vedo, Raspo? Mi devi dare due pettine, no? Come quelle di ieri che mi hai fatto litigare con mio marito. Tenere, tenere. Fate bene, fratelli. Questa è stata di sicuro qualche infamità. E il sortodo non sa, meritava davvero. Se arrivavo 10 minuti prima, me fregavano pure a me, me fregavano. Avrebbe buscata la giornata. Perché io no? Mi ero venuta pure io per comprare. Ringraziamo la Madonna. Davvero. Fatemi andare a avvertire Gina. Che quando girano sti tipi non sa mai che succede, se vediamo. Vi saluto. Anna, ragazzi. Anche ladri. 5 stecche di Ernent 23. 25 stecche di Astro. E 28 stecche di Stuvesanti. Mica, che razza di carechi? Non ti fidare, non si sa mai. Abbiamo fatto caporetto, abbiamo fatto... E sto cane qui, chi ci ha portato? E che ne so io? Siamo
rovinati! Siamo rovinati! Io vorrei ben sapere chi è stato quell'infame che mi ha rovinato. Non perché qui sotto c'è stata la spiata, eh? La spiata! Adottu, ve lo chiedo in ginocchio come la Madonna. Fatelo per sti innocenti, ditemelo. Ditemelo chi è stato st'infame che mi ha rovinato. Levatemi almeno sta soddisfazione. Ma non hai capito chi è? È l'amico tuo, quello che gli avevo tanto bene. Quello che ce l'ha bene insieme. L'immortacci sua! Stavolta mi metto l'anima! Ma siete pegati, faccio vita! Volete stare un po' zitti, porca Eva! Porca... E non mi fate incazzare, per piacere, mi è morto anche uno zio. Andiamo. Su, chi viene con noi? Ma perché? C'è pure l'arresto. No, c'è il premio Nobel. Su, chi facciamo titolare della ditta? A me basta portarne via uno. Mi guardi a me? No, guardo sto cazzo. Oh, scusate, dottor. Allora? Dottor, vi dispiace di lasciarci un momento soli? Vabbè, ma fatela svelta. Siamo subito, dottore. Scusi, dottore. Io la guardo e... Non ci siamo già conosciuti? Mi pare mia. Allora? Oh, non ti metto in testa niente, io non ci vado davvero, sa? Allora ci vado io. Almeno tu Natale l'ha passato a casa, l'ha passato. A chi? Mi sa che stavolta tocca a te. Ah, papà, se domenica non ci fosse la partita, non vi avrebbe fatto nemmeno parlare. Ma perché? A te di stampare dei mesi senza bere ti farebbe male, ti farebbe. C'hai 300 depressioni, c'hai. E figurati se non la finisci sul tasto del vino. Qui non si tratta del bevere, come pensi te. Qui si tratta che qui, se non ce sto io, va tutto a zampe per aria. Ma la volete capire che siamo rovinati? Che dovremmo ricominciare tutto dal nulla? Se potrebbe buttare tutto sul groppone dei Castoni. Tanto lui a bottega già c'è sta. Potrebbe far tutta l'infornata. E miei coglioni! E mio marito qua non lo rivedo. C'è sta creatura che lo deve ancora conoscere, por anima di Dio. Piuttosto, ce vado io. Sì, e al pupo chi ci abbada. E poi ti pare che a te, l'unica risorsa della famiglia, te faccio sacrificare per così poco. No, no, figlietta mia. Ti ringrazio. Guarda a me! Allora, a che punto siamo? Un momento, dottore, ancora un po' di pazienza. Che famo? Che famo? A Geltrù, e qui bisogna che qualcuno si sacrifica. Tanto più di 2 o 3 mesi non vedranno. Allora? Ho fatto una pensata. E se ci mandassimo nonna? Ma tutta la via rana del culetto. Tu devi la campare 100 anni per fare tutta la calana che ha fatto tu nonna. Io sono pensionata e a me non mi dovete fare abbia, che io sono mar de coro, so. Oh, bella, hai capito. A chi tocca in sangrugna. Voi venite qua. Io c'ho da far caffè. O fate dopo il caffè. Fammi la conta e non se ne parla più. Tu porta i sordi a casa e tua voglia ancora cresce. Per me, gioledeta. Ah no, non gli ho dato un bacetto a che caduto. Ma cammina, va. Lasseme perdere. Che fa bene lei, signora? Che ci volete fare, dottor? Mi via. L'angioletto gira, gira e sempre in culo a me va a finire. Manca a casa per non far morire. Guarda che sciacavete, se c'è una donna innocente in trastevere lei. A sora no, non va a piatti. Che Dio vede il castigo. A chi si appesa a moderna? Giorni di tablù ti montri, ci tanto se sua scemo a neveo. Ma che cazzo dici? Lo sai che non parlo fresco? Oh, yes, I am sorry. I'll wait for you tonight at 9 at my house. Will you come? Ok, Rama. At 9, Joseph. Kerry, at 9 in my house? It's ok. Fine. Ciao. At 9 in my house? Fine. Senza bambino però, eh?
Oh, sure. Ok. Ciao, baby. Pardon, madame. Je m'appelle Nestor Di Cosimo, pittore psichedelico. Mi scusi, ho da fare. Ah, no, dato che non volendo ho sentito la sua frase, dato che mi interessa di pittura, volevo chiedere se potevo essere anch'io invitato a vedere quei quadri. Guardi, che si tratta di una mostra strettamente personale. Gli inviti sono riservati. L'ho capito, è per questo che ci terrei a partecipare. Domani potrebbe capitare anche a me di fare una riservata personale e non mi dimenticherei di lei. I quadri non sono miei. Arrivederci. Non insisto. Sarebbero 9.500 in tutto, ma per voi 9.000. Grazie. Bene? Troppo andrebbe bene se non fosse stato Varis, grazie mia. Passate perde, se uno dovesse star a pensare disgrazie. Piuttosto pensate a magna e beve, che vi siete ridotto uno straccio. Se vedemo sulla regina. Statevi bene, straccalè, non ci pensate. Dite bene voi. Buongiorno, Sara Gertrù. Andate de Brescia? Per dire la verità, de Brescia ci vado. Ho dato la purga ragazzino. Che vorrei che mi cagasse per tutta casa. Però a quota faccio a tempo a pagarla. Datemi resto. Che? Allora, quando si parte? Martedì o giovedì? Giovedì, come eri mio rimaste d'accordo. La partenza è alle 9:30. Don Ernesto si raccomanda di venire digiune. E vabbè. Ma manca il caffè. Il Papa avrebbe detto di no. Del resto, non siamo mica gravide. Ma sì, ci avete ragione. Vi saluto. Salute. Ma sora regì, bisogna che dalla Madonna una volta ci vengo pure io. Che te farebbe male a darti una lavata a quell'animaccia zozza. Ma sora regì, voi che siete pratica, che dite? Che devozioni se possono fa pure si uno dà i sordi a strozzo? Ma vattene a piangere pure. che te la tiè, quella che mi fa sangue a me. C'ha una faccetta da pecorella al macello che ci vorrebbe io per rimetterla al mondo. Beato te. Che pensi solo a quello. A sora regina. Ma è vero quello conteso di? Di che? Del professore. E chi lo conosce? Io non vedo niente e non sento niente. A un palmo dal culo mio ognuno può fare quello che gli pare. Cazzo, son fame, fio della mignotta! A beccaccione! Sorti fora! Fatte vedere! Lascialo perdere, che la madonna! Non parlare dietro le spalle, Giuda! Colpiscela! Che l'ho con te, l'anima devi meglio mortacci tua! E scegli giustizia, l'uomo! Sì, sto l'uomo io! Mando, lascia il mio... Lasciami che t'accoro pure a te! Stavolta la faccio finita! Lasciatemi che faccio uno sfracello! Lasciatemi! Ma io ho bisogno che me ne magni al cuore! Almeno così magni, è morto di fame! Morto di fame! Ma con la vomita da nostra ci hai mangiato un mese! Staccattoni! E roba che andate in giro senza mutanne! Ma state zitta, la vannara! A stronzi! A casa senza! Tu la mattazzoni! Catte zitta, cioccolaccia, santa galla! A te te conosco bene io, sa! Tu li mortacci morti! Oddio, il cuore! Corre, il nonno, cuore, si è oddio. Turbato! Oddio. Nonno, non si accorre, la denunziata! Chi è? Se nu, Pierre e Gaston. Please. It's Carrie. Okay, Carrie. Close the door, please. John. Okay, John. Nestor Di Cosimo. Chi? Il pittore psichedelico. Ma le ho detto che non è possibile. Non lo fate entrare. E l'obbligo che mi inviti. Ma Marie, se non si può, non si può. Mi si è dimenticato. Per forza. Milady. Thank you.
possiamo trovare il nostro cammino. A te piacciono le ragazze? A me mi piace tutto quello che è bello. E io ti piaccio? No. O beato colui che in solitudine la verità conobbe e penetrò. A te piacciono le ragazze? Non ho mai trovato. Sì, lo so. La prima volta dà fastidio. Ma se vuoi essere contento di essere un cane, come io adesso sono contento di essere un disgraziato, devi imparare a ingrogarti, a viaggiare. Se non te ne frega niente della vita, come non me ne frega niente a me, vedrai che ti troverai bene. Basta una fumata, una pasticchietta, e tutto diventa bello, facile, colorato. Ti troverai perfino contento di averci un padrone che non hai scelto. Però se non vuoi andare a finire a Ginacelli, devi stare in campana, perché a sto mondo non c'è nemmeno la libertà di ammazzarti come ti pare. Ma io dico, l'anima dei mortaci vostri, se uno c'ha mal di dente, va da dentista e nessuno ti mette in galera. Ma se uno c'ha male all'anima, a chi cazzo va? Sono il pittore di Cosimo. La prego di lasciarmi in pace, altrimenti mi vedrò costretta a chiamare... Senta, conto fino a tre. Se non mi fa entrare, le do la mia parola d'onore che mi ammazzo qui, sul portone. Uno. Due. La porta. Sì, sì. Sei matto? Non lo so. Siediti. Di dove sei? Di Nocella di Sopra, in Lucania. Un paese dove la terra è così povera che non ci fanno nemmeno le more. Se non fosse per l'acqua benedetta, la gente si morirebbe di fame. È un'acqua termale? No, è un'acqua nutritiva. Non si sa bene cosa contiene, ma la fame la leva. E che risorse ci sono? La più importante sono i terremoti. I terremoti? Sì, per via degli aiuti, Croce Rossa, Vaticano. Ma da un po' di tempo anche i terremoti hanno preferito altre zone. E di che cosa vivono? Per vivere non si muore. Un anno sì, un anno no, arrivano le cavallette. Mangiate le cavallette? Non sono cattive, specialmente se fritte nell'acqua marina. Ricordano il gamberetto. Se poi non ti piacciono le cavallette, puoi sempre espatriare. Oppure ti puoi arruolare nella pubblica sicurezza, nella guardia di finanza, nei carabinieri, nell'esercito. No, no, risorse ci sono. Non povera me. Cosa vuoi? C'è chi nasce in un paese troppo povero e chi nasce in un paese troppo ricco. Comunque il mio paese è bellissimo. Non c'è niente, nemmeno il monumento ai caduti. Ma c'è un'aria. E quando fa caldo e cantano le cicale, basta che ti metti all'ombra e ti senti un padre eterno.
E tu di dove sei? Io. Io sono figlia del tempo e delle nubi. Sono nata da un fiore e da una rondine in una notte di plenilunio. Vabbè, ma l'ombelico in qual paese te l'hanno legato? Che importa, fratello? Quando una nasce ad Abbiategrasso, figlia di un cretino, che partendo da zero diventa miliardario, insaccando salumi, ha il diritto di considerarsi una cosmica bolla di sapone. Ne glissant, mon ami, glissant. A tutti si è aperta la porta del mondo quando le valli sono finite. In che senso? È una massima indiana. Ah. A te piacciono le ragazze? Teoricamente sì. Come sarebbe teoricamente? Da quando ho preso questo vizio, dico la verità, non ho più esercitato. Può darsi anche che me ne sono dimenticato. Cos'è questo coso duro? La pistola. Perché porti la pistola? E altrimenti con che mi ammazzavo? Di cosa ti interessi? La mia vocazione è sempre stata la pittura. Ma purtroppo a Nocera di sopra mancavano gli estimatori e il capitale. E così un bel giorno, pur di uscire dal mio paese, mi sono arruolata nella pubblica sicurezza. Sei della polizia? Sì, ma non ti preoccupare. Con la PS sono in rotta. Ma sei ancora in servizio? Amministrativamente sì, ma diciamo che sono disperso, datosi che da parecchio non rientro alla base. E non ti cercano? Penso di sì. Come mai hai cominciato a drogarti? Nell'esercizio della mia funzione. La mia rovina è cominciata quando, potendo scegliere fra squadra politica e squadra narcotici, datesi le bastonate che vanno in giro, ho preferito la squadra narcotici. Mi hanno fatto crescere i capelli. Mi hanno assegnato in missione speciale antidroga qui a Trastevere. Una pillola qua, una boccata là. E quasi senza accorgermene, mi sono trovato rincoglionito. Ma cosa dici? Senza la droga non avresti scoperto la tua intima essenza di artista, come io non avrei scoperto di essere una reincarnazione di Vishnu. Ma tu proprio di nome come fai? Peretti Caterina. Ma per gli amici, Rama. Molto piacere. Vediamo se mi ricordo. Gesù Giuseppe Maria. Come sta, nonno Porcore? Voleva scegliere per forza. Ha voluto un fiacco di vino. Porta un altro litro. Questi litigano per averci la scusa di far pace la sera all'osteria. Non so di che ne hai parlato. Ecco la gazzosa e il vino. Ve l'ho messo pure da più. Lacci tua. A tasta di tua sorella. Il 12, 12 e 30 recendo, una cosettina in più dell'interesse bancario. Beh, non ve lamentate, don Ernè, del resto mica siete ido male male, no? Pensate che i rischi sono tanti. Ma non mi lamento affatto. Ma d'altra parte, se il tetto della chiesa non me lo riparo io, un giorno o l'altro mi casca addosso. Eh certo, senza l'iniziativa privata. Che lo dite a me, suora Reggi? Il mondo annerebbe a rotoli. Oh, e vedi da rompere i coglioni da qualche altra parte. Scusate, don Ernè. Nanda, il conto. 3.008. Io l'ho conosciuto che era bambina, è cresciuto ora. Credete? Don Ernè, ci credete all'eternità dell'anima? Se pagate il pranzo, vi faccio fare un affare che non finisce più. Di che si tratta? Dopo che sono morta, apparisco un sogno. E mi posso in ammazzarmi se non vedo un terno a secco. Dio ci servi. Ma chi va ammazza voi? Non guardate il cartoccio, bisogna vedere quello che c'è dentro. Ma non di fregnacce, sta a pensare a morire adesso. Ci penso sì.
E come ci penso? Resti fra di noi, ma ogni tanto la comare secca me la sento di passare vicino. Dio, nessuna è eterna. Io voglio risicare. Se mi andrete la promessa, ma possono cercarmi tutte e due occhi se non vi dico una messa al mese. A coscienza vostra, Don Ernè. A coscienza vostra. Questo chi è? Boh, ormai qui se ne vedono di tutti i colori. Trastevere, che una volta era come un paese, è diventato un porto de mare. Una volta se conoscemmo tutti da quando eravamo nati, crescemmo insieme, come una famiglia. Molto arrivano gli stranieri, gli artisti, i capelloni. Pagano ste case certe fabbriche di bagarozzi a peso d'oro. E i trasteverini piano piano se ne vanno. Io pure, dica la verità, non mi ci ritrovo più. Ma finì che un giorno o l'altro pianto baracca e burattini e me ne vado pure io. Se ho ben capito, ce l'hai anche con me. Beh no, che c'entra, se fa così, per dire. Però io vorrebbe sapere che ci trovano, che ci trovate in Trastevere, che venite tutti qui. Bagherozzi, ladri, figli di mignotte, magnaccia, topi, spussa le broccoglie de merda, ma almeno se sente ruspante. Beato ti, deve essere meglio non capire un cazzo. Ciao Romolo, ti bacio sulla bocca. Arrivederla, signor Conte. A Begalò, due ramazzotti urgenti. Liscio al serze. A me liscio, a Burì, non ce lo sai. Per me al serze. E spiga da incrocio, che te la mano a lavorare. Oh, ramazzotti misti, non cominciamo a far caciara. Dove credete di sta? E me coglioni, stiamo al Grand Hotel. Stiamo un dostamo. Qui da oggi in poi c'è sempre che educazione. Se no andate per la pianta il culo in qualche altro bar. Asurfi, ma che l'ha dormito scoperto? So cazzi mia, sveglia signorina. Abbiamo fatto il dormitorio pubblico. Allora che famo? A me lo dico, famo come te pare. Io sto con l'orto e Zappoli frati. Del resto noi non c'eremo da dirsi il signore a nessuno, sa. Ah, chi c'è ancora preso? E nessuno ha detto che il lavoro non si farà. Vorrà dire che il principale si attacca al trante. Allora stai con me. A te credo. Ma farite, me fai. Come se io fossi di quelli che nel lavoro c'ha il super pane. Tacci su alla cambiale. Che cambiale? Del televisore. Se non pago me lo vengono a sequestrare. E vennemeselo. E da mo che mo so venuto. Ma allora che te frega? E che carcerano mia moglie, le cambiali le ha firmate lei. E non sei contento? Ma per me magari gli dassero l'ergastolo. Ma poi chi me lava? No, Arvaru, chi bisogna farsi coraggio e andare a lavorare. Il principale mi deve dare acconto, come il pane. A quale acconto se li siamo già presi tutti? Un acconto sul prossimo lavoro. Paul! Ma se ancora dovremmo finire quello. Ah, ma allora sei fascista. No, non si può fare. Te prego, Arvaru, te lo chiedo come un fratello. Stamattina andiamo a lavorare. Vabbè, fanno un'annata per tribola. Lo sa che questo è un cane di grande razza? Dove l'ha preso? Me l'ha regalato un amico che non aveva molti mezzi. Allora ha pensato bene di regalarlo a Onassis. Lei di che cosa vive? Di poco. Ogni tanto ricevo qualche dollaro da mia madre. Suo padre è morto? No, ma mi considero pazzo. Scusi se le faccio questa domanda. Io sono molto interessato al problema dei giovani. Come mai un ragazzo come lei vive come un disperato? E che non sono molto contento del mondo nel quale sono nato. Ma perché non è contento di essere americano? Ho detto del mondo, non del mio paese. Venga! Venga! Qui non siamo mica a Londra o a New York, siamo a Trastevere! Guardi, io ho la fortuna o la disgrazia di essere un aristocratico, senza una lira, badi bene. Eppure senza passare per il comunismo e l'anarchia, credo proprio di aver raggiunto quello che lei cerca. Dignità, rispetto umano, libertà. Ma lei è un aristocratico. E l'aristocrazia è una parte infinitesimale dell'umanità. Riconosco che viviamo in un'epoca di profondo scadimento morale, di dissacrazione, di ateismo. È vero, ma su piano storico considero questo assolutamente positivo. Come sei bello. Hai un viso da bambina su un corpo di gigante spirituale. La prego,
Secondo me non può esservi altra salvezza se non quella personale ed individuale. Il resto è retorica e demagogia. È molto che non fa il bagno. Da quando sono in Italia. E da quanto è in Italia? 2 anni. Io non vedo quale soluzione personale possono avere i negri del mio paese. Ma lasci stare i negri! I sei così bei, benedetti, ma che si aggravano per conto loro. I processi evolutivi sono sempre stati faticosi e dolorosi. Del resto, nessuno gli impedisce di emergere dove primeggiano, nello sport, nella musica. E quando i suoi negri saranno maturi per fare altre cose, faranno anche quelle. Non escludo, anzi prevedo, che un giorno ogni buona famiglia negra avrà il suo bravo maggiordomo bianco. E sarà anche giusto. Ma che se lo guadagnino il loro posto al sole. Non vedo perché, né in nome di che e in grazia a chi dovrei uscire da questa casa, applicare la mia civiltà, risultato di millenni di lavoro e di dolore, e dire ad un bantù, ad un pigmeo con la foglia di fico, prego si accomodi. Lei ha detto giusto quando ha detto che un giorno i bianchi saranno al servizio dei negri. Perché la violenza porta violenza. Il razzismo porta razzismo. Ma è logico, ed è anche giusto. Così la sacrosanta legge del Menga. Non conosco questa legge. Sei una creatura così bella che ti risparmio questa volgarità. È una legge vecchia come il mondo, ragazzo mio. Non è colpa di nessuno se l'uomo è fatto così, se il lupo è lupo, se la pecora è pecora. Sdraiati, ti massaggio. Il barcarolo va controcorrente. Sonno e non pescamo niente. Sai quanto avessimo fatto meglio a non lavorare? Cacci tu e lo dici pure. Io te caccerebbe un occhio, te caccio. A guardare qua a casa mi viene da vomitare. Quella lì? Perché? Che c'è? È tanto carina. Io a te, invece del pittore, te farebbe fare lo spaccia carrozze. Ma te pare quello il modo di verniciare una casa? Lì ci starebbe bene un bel rosa salmoncino. Beh, allora è meglio un bel verde piselletto. Ace, ti piacerebbe volare nel cosmo infinito? E vola, 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 e vola l'uccello. E tu te becchi quello. Certo che se sta bene all'aria aperta. Mi fa ricordare quando da ragazzini facevamo sega a scuola. Volemo fare un'opera buona? Dighi. Cambiamo colore a quella casa. Me sa che te sei tutto matto. Oh, io son poeta. So 100 anni che me conoschi e ancora non l'hai capito. Quello che non ho capito è se tu al posto del cervello c'hai un peperone umido o una manciata di segatura bagnata di piscio. E se via il padrone? E mica stiamo a rubare. Piuttosto aiutami invece di sta a far deputato. T'aiuto io? Che me potessero morire i figli, mi madre, mi padre, se io, Dio d'allevi Alvaro, me muovo di qua. Casetta de Trastevere, casa de mamma mia, me deporti via, la vita presso a te. Ace. Dimmi, Arva. Io credo che la maledizione dell'uomo sia nella sua stronzaggine. Come sarebbe a dire? Io non so se tu puoi afferrare il mio concetto, diciamo così, filosofico. Dimmelo che mi concentro. Fatte conto quello che stiamo facendo. Nessuno ci paga, nessuno ci comanda, eppure siamo felici. Come te lo spieghi? È perché siamo stronzi. Allora stai con me. Quello che è giusto all'arenella. Più cresce fiume, più legna vi aggalla.
È proprio un capolavoro. Hai notato come uno si sente bene dopo che ha fatto un'opera buona? Se al mondo fossero tutti come noi. La malvagità non ci starebbe più. Au, voi vedete che è il padrone? Sormae, che sei da voi il padrone? Già. Che ve ne pare, Sormae? Sare stati voi che mi avete fatto sto scherzo? Dite la verità, non vi aspettavate, eh? E non mi aspettavo, no. Io vorrebbe sapere chi cazzo va dato l'ordine. Non va incazzata, capo, mica ci dovete da niente, sa. E ci mancherebbe altro che ve dovessi da pure qualche cosa. Io ve denuncierebbe. State manzo, Sormae. E non vorresti voi insinuare che era più meglio prima? Pareva una giacca da carcerato. Ma che ve frega a voi? Sia la casa mia, a me mi piace così. No. Sì. E questo non lo volete dire. E allora, a difesa del paesaggio, che c'è sta a fare? Sarebbe come se noi ve costruissimo una casa qui accanto, fate conto, a forma di cagata. Voi che diresti voi? Io? Niente. Io in vita mia mi sono sempre fatto i cazzi miei. Ecco perché le cose in Italia vanno male. Ma tutte a me mi devono da capità. Adesso mi fate il piacere. Scancellate qua zozzerie e malifate chi i colori di prima. Ma ragiona a d'urgenza. Ci avessi da ringraziare. Ma ringraziate chi? Ma insomma fatela finita. Pare che vi avevamo pisciato addosso. E non fate tanto al malandrino, perché se no andate pure per groppa, sa. Va avvertimo che abbiamo fatto la bocca, se tutte e due. Ma così mi volete pure menare? Aspettate che mo' vado io a pochi se li portassi i vostri. Che fanno? Che vuoi fare? Che te vuoi andare a rovinare a piombare? No, aspetta! Abita la paracuna! Il cannone spara a mezzogiorno preciso, vecchia tradizione romana, sì? Meno tre, due, uno, fuoco! I soliti italiani. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno... Scendi un po', c'è una spinta. Ragazzi, non ti spreme che ti caghi sotto. Te salva Salvatore, vai! Ma papà, hai visto quanto è caruccio? Perché non lo abbiamo? E che te ne fai? C'è di compagnia. Ma lascia perdere, che con i cani trovati c'è sempre da passare qualche guaio. Dai, papà, piamolo. Vabbè, piamolo, ma solo per stanotte. Però domattina, finito il giro, lo riportiamo qua. Andiamo, su. Partenza! Salvatore, salva tutti, salva l'anima degli mortacci tua, ed è soffio della mignotta. Se me capiti... C'hai cinque figli, c'hai. Ma lo vuoi capire che c'hai cinque figli che fossi ne ammazzate? E levate da mezzo, tu. Lui va a pesca col baruccio suo, giocano a flipper, e la famiglia chi ce pensa, fra cazzo? Che ti è fatto sequestrare pure l'occhio, te carcerassero, te piasse in corpo a secco. Ma papà, mamma, c'ha ragione. Ma va a morire, ammazzo. E te, io non voglio a passare davanti al pizzicalolo. Ah, oppure l'occhio mi hanno sequestrato. Non hai capito che il sogno loro sarebbe che andassimo a fare mignotte? Non te la do e basta soddisfazione. Dio li fa e poi la coppia.
manca solo che vanno a letto insieme. Ah, c'è? Dimmelo. C'è lei, cartucce a pallettoni. Per fa che? Qui bisogna farla finita. Famo una strage e non se ne parla più. Quasi mi fermi da più di 20 anni in cedanno. Che c'è frega? O c'è il divorzio, non è più meglio divorziare. Figurati se non ci ho pensato. Il fatto è che la famiglia ti tocca mantenerla lo stesso. Mortacci loro. Ah, sì. Dimmi, Alvaro. Te l'immagini a te su un'isola deserta, piena di quaglie, beccacce, spigole, cicoria. Col fucile e la canna da pesca noi... Magneressimo col cazzo. Sei sempre il solito stronzo. Con te non si può mai fare un discorso serio. Arriva il bazar di Zanzibar. Buonasera, Iola. Eccomi qua. Ben arrivato, Straccanè, meno male. Tacci sui che Giannetta. Dammi un whisky. G&B per Yolanda. Come butta? Se batte in chiodo. E per forza. Stanno a vedere la partita della televisione, eh? Hai capito? La televisione sta rovinando tutti. La partita a box astronauti va a finire che per televisione faranno pure le marchette e così chiude e se ne parla più. Pago quando ripassi. Segna, a Yolanda. Hai saputo niente? E di chi? Del fatto mio. Ah, ma è proprio una fissazione. Ancora lì stai. Beata te che c'hai tutti sti sentimenti. Lascia perdere, Straccalette. Saluto. Ciao, Yolanda. Che ti serve da lei? Dammi un po' di carbonella che c'ho il culo gelato. Sì. Tacci sua, che freddo che fa. Yeah. Ah, dammi pure un caffè con lo schizzo. Caffè anisato? Quasi quasi mi pio pure un'aspirina. C'ho una gallara di cataro. Male non te fa davvero. Prova con l'aspro, col coricidin. Dammi un po' quello che te pare. A me ci vorrebbe un trapianto dei polmoni. Le astore ce l'hai? Mm-hmm. Dammene un pacchetto. Sì, ma cerca di fumare meno. Te fa male. Quando uno ha avuto quello che ci hai avuto te. A pupa come sta? Benone. Vedessi che fia della mignotta che si è fatta. Mo sta ca la nonna. Ma io la vedo quasi tutti i giorni. Senti, Tere, non è che ti è venuto qualche cosa a orecchio. Di che? Renata. Ma Straccalè, ma tu ci vai a finire al manicomio. Ma falla finita, falla. Ormai sono 2 anni. Non è passata d'acqua per fiume. Peccioso, c'hai ragione. Ma che ci posso fare se la sera vado a dormire con quel pensiero, la mattina con quel pensiero mi risveglio? Lo so, è una fissazione. Ma tu devi cercare di reagire. E quando non è morto, è morto. Come si dice, morto un papa, se ne fa un altro. È una parola. Ti saluto, Straccalè. Ciao, Tere. A Straccalè! Grandi rivelazioni! Tutti i particolari! Apremi! Ci ho detto un sacco di cose. Ci siamo, eh? Dammi qualche cosa da bere, che mi sto a perdere le mutande dal freddo. Notizie... Metti! Notizie sensazionali! Sì. C'è una sigaretta? Ah, come si sta bene. Qua. Cerino ce l'hai? Ah. Ah. Che ricordi Ortensia a Buciona? Come no? Era tanta amica della povera Renata. Chissà quante volte avrà accompagnato a casa. Te parlo dell'epoca di Viale Tiziano, io cominciavo allora. Quella alta, grossa, l'amica del Moro. Beh? Beh, tu sai che ormai lei ha smesso, no? Un po' per la malattia, un po' perché ormai c'è una certa età. Anzi, l'ho incontrata l'altro giorno e mi diceva che c'aveva intenzione di mettere in banca un piazza, sì, ma tanto. Stringi, Gio, stringi. Oh, e io posso pure scegliere subito, sa? No, parla, va. Dammi un panino, va. La sigaretta mi ha fatto venire la languizia al stomaco. Sì, dai un panino. Dunque, poco dopo che è successo il fatto,
Ortenzio si trovava le Bibbia, no? E mentre stavano all'aria, sento io la sardegnola che gli stava vicino parlando con certe altre amiche. Certo che 37 cortellate sono tante. Tanto è vero che quando la sardegnola sortì, ci prese l'ambo. 37 cortellate e 47 morto che parla. Ma perché? Chi aveva parlato? La buonanima di Renata, che aveva detto: dite a tutti che io sto in cielo, mentre il boia che m'ha ammazzato sta giù all'inferno. Allora è morto pure lui, l'anima degli immortacci sui. Ma questo non te lo so dire, ma dal discorso che ha fatto si direbbe di sì. Uno all'inferno ce va dopo morto. Ah già, che ci stava, non poteva domandare chi è stato quell'infame sozzo boia. E fammi finire! Infatti, la buciona gli fa... Ma chi se l'ha insegnata, la buciona o la sardegnola? La sardegnola, mi fa pure sbagliare! Dice, chi è stato quell'infame che t'ha accorato? E lei che ha detto? Lei? Dammi un caffè caldo, sto panino mi si è piazzato sullo stomaco. Dai, dai. E allora? Zitto che mo' il bello. La povera Renata, che te fa? Che fa? Indovina. Che te fa la povera Renata? Fa tre passi avanti. Uno, due, tre. Né de più né de meno. Se fa il segno della croce. E che ha detto? Niente. Ha preso e se ne ita. Ma vatta a pipiando il culo, va. Oh, e io che c'entro? E mica me la son sognata io, sa. Può essere che a me, amiche, come eravamo, ma avrebbe pure detto. Allora, fammela andare, che devo fare ancora tutto il giro. Fammela andare, va. In ogni modo, sta tranquillo. Io sto in campana. Appena sento un movimento balordo, appizzo subito le orecchie. Me sbaglierò, ma la verità, prima o poi, ha da venire a galla. Speriamo. Che faccio, papà? Segno? Ma che la segna, che la segna? Mi sa tanto che quella c'è marcia. So 15.500 lire. I spicci li teniamo in cassa, saranno 1.000 lire. A papà, a che state a pensare? Mi pare da vedermela ancora, là, tra quei due alberi. Passeggia in su e giù. Non l'ho vista mai fermarsi un momento. La prima arriva e l'ultima andrà via. Con freddo certe volte. Se pioveva, c'aveva il suo ombrellino, le sue caloscette. Che puntualità, che precisione. Altro che l'impiegata. E non dava confidenza a nessuno. Faceva il dovere suo e basta. Per questo, casa e bottega, bottega e casa. Mai in divertimento, mai la distrazione. Ah, tua madre sì, che era una santa donna. Com'era bella? Bella, una madonna. A Bassidì, che dove l'altre facevano uno, ne faceva tre. La meglio clientela era la sua. Professoroni, avvocati, artisti. Una volta un ministro, che non ti faccio il nome, gli regalò 50.000 lire per la sua grande arte. Perché l'arte sua era quella di far credere che era innamorata di tutti. Ma io lo so che mi voleva bene solo a me. Ah, papà, non ci state a pensare. Si va ammalare voi, io che faccio? Hai ragione, creatura mia. Oh, ormai devo campare solo per te. Oddio! Astraccale, ferma! Devo per la spenta!
chilo sto cane, quanto hai pagato? Solo 200 lire al chilo. E che mo i cani se comprano a chili? E come lo vuoi comprare, a chilometri? La vaffa ride, come se fosse roba da mangiare. E infatti in Cina, paese della civiltà millenaria, se li mangiano. Ma davvero ti vuoi mangiare cane? In mancanza di abbacchio. È proprio vero che voi artisti siete tutti matti. Rosso pomodoro. E adesso stai ferma, se no ti faccio strabica. Tu sei nervoso. Scommetto che c'hai da fumare. E queste che sono? Anna, ma che non ce lo so che sei un drogato frascico. Nandi, ma che ti sta dando di volta il cervello? Oh, ma io mico dica a nessuno. Basta, mi hai fatto passare l'ispirazione. Ammazza quanto mi vedi brutta. Ma che so così io? No, tu sei pure peggio. Ti ho sublimato con un'interpretazione psichedelica. Mamma mia, e che vuol dire? Non te ne incaricare, non sono cose per te. Piuttosto pensa a portarmi la pasta meno scotta, se non vuoi costringermi a cambiare trattoria. Mi sa pure a me. Perché ha detto così mio padre che se non gli paghi il conto, questo è l'ultimo pranzo che te manna. Se solo mi vendo un quadro, mi compro te, tuo padre, la bottega è tutta Trastevere. Cafone capitalista che non è altro. Mio gragnoso. Comunque, pigliate una Madonna, mi dai 2000 lire di resta e siamo pari. Sì, così mio padre mi ha dato sul groppone. Tanto ce n'è poche di Madonne. E allora vai, va, che c'ho da fare. Più sta, più mi diventi antipatico. Stanotte mi te so pure insognata che mi stavi a baciare, eccetera. Come sarebbe eccetera? Insomma, era come se stavamo a Ostia. Ah. D'estate, su una spiaggia infocata, ma però deserta. Io e te, nudi. Nudi. D'estate, a Ostia, deserta. Senti com'è inverosimile. Nandi, lascia perdere. Non diamo retta a sogni. Ma però se ero indiana. Ecco, brava, fai l'indiana. E ci mancherebbe pure questo. E adesso vattene che mi devo cambiare. Già. Io so buona solo a portate le razioni doppie. Che mio padre mi c'ha pure menato. Che ci vuoi fare, Nandì? Vai, va. Vado, vado. Te posso fare una domanda? Basta che ti spicci. Però hai da essere sincero. Con quella ci vai perché l'ami o perché te porta la droga? Che c'entra l'amore? No, perché se è per la droga un po' forse te la posso rimediare pure io. E dove la trovi? Posso sentire? Dei cadelloni a bottega ce ne vengono tanti. Una volta l'ho pure visti che si facevano una sigaretta che hai mani. Saranno state chic. No, no. C'aveva una puzza strana, come dei pedalini abbruciati. Hashish, ma di pessima qualità. Vai, va. Che aspetti, qualcuno? Sì, aspetto qualcuno. L'indiana? Sì, l'indiana. Ma che ci avrà più di me? E c'è che non rompe tanti i cosiddetti. La ridaglie. L'albero bacia la terra, l'onda bacia lo scoglio e io bacio il mio amore. Tutta scema. Oh, perdon. Ora Bronobis. Sei la figlia di padrone del ristorante, ma va via subito. Ciao, Nandì. Grazie, eh. Elle est jolie. Sì. Parlez-vous français? Ma perché devi parlare francese? Questo c'è da fare. A me di parlare romano mi basta e mi avanza. Fuma? Chi io? Così mio padre mi ha vista. Non hai mai provato? Ma che stai dicendo?
Non vedi che è una creatura? Perché io ho cominciato che avevo 12 anni, per una volta poteva essere divertente, no? Ah, mo ho capito! A droga! Vabbè, ci sto. Ci stai a fare che cosa? Ma non ti vergogni, alla tua età. Così diventi più cretina di quello che sei. E tu per più diventerò cretina come te. Vai, se no ti drogo io con uno sbuffettone che ti faccio dormire per 3 giorni. Ne te fa spamo, amore, non ne vale la pena. Non va, se muoio, è una piccola stupida, non devi arrabbiarti per lei. È una bambina sciocca. Ma che ti sei impazzita? Mi sono sbagliata. Uè, ma quella lì è proprio male. Cammina, va. Domani che ti porto? Asciutto un brodo? Non mi portare più niente, non mangio più. Il conto quando me lo paghi? Di a tuo padre che mi manda la fattura, è per posta. No, qui digna che paghi, ma il conto, se no io da qua non la trovo. Maleducata. Ma me ne vado da te a imparare l'educazione, sta zoccola. E smettila. Non ti incontro, ti faccio diventare negra, altro che indiana. Te ne vuoi andare o no? Sì, zozzoni. E sangue? No, è sugo. Quando il sole tramonta, l'alba è ancora lontana. Proprio così. Però stavolta mi devi spiegare che cazzo c'entra. Pronto? Se vi interessa, al vicolo del mattonato 112, uno scantinato. Ce stanno due che se stanno a droga. Però lui non c'entra, non gli fate niente, perché io gli voglio bene. Do you speak English? Êtes-vous français? Habla espagnol? Ma di dove essere? De qua. De Trastevere. Ah, da qua. Hola, che tal? How are you? Fine, thank you. Ace, io non capisco perché per sentirsi liberi bisogna vestirsi da imbecilli come questi qui. Per poter dimostrare quello che siamo. Il fatto è che mia moglie sta a fare pratiche per farmi rinchiudere al manicomio. Stiamo sempre lì, colpa tua che subisca. E perché tu no? Io contesto. E contestare, vorrà dire che al manicomio ci andremo insieme. Scusi? Scusi, lei contesta? Beh, sì, nel mio piccolo. Permette? Enrico Formichi, artista lirico e drammatico. Contesto anch'io, posso? Come vedete mi sto facendo crescere la barba perché deve essere chiaro che contesto anch'io. Perché? Che gli è successo? Dovete sapere che io una settimana fa ho avuto la funesta avventura di perdere il mio cane, grande razza, unico conforto alla mia solitudine. Per cui, sfruttando la mia personalità, riesco ad essere ricevuto dal questore. Mi fa accomodare, mi offre una sigaretta e mi dice: le sarei grato se non mi facesse perdere tempo. Le faccio osservare, eccellenza, dico io con la mia innata signorilità, ma asciutto, che lei, fino a prova contraria, è pagata per stare al servizio dei cittadini. Sapete come mi risponde, testuale, sul mio onore di uomo e di artista? Naturalmente, di tutti i cittadini sani di mente. Sicché, secondo lei, io sarei un pazzo, un mentecatto. A questo punto, sapete cosa ha detto il barbarico, lo stalinista, il repressore? O chiamo la neura o lo faccio arrestare, scelga lei. Sono salvo per miracolo, ma da quel momento sono entrato a far parte della resistenza. Consideratevi uno dei vostri, pronto ad impegnarmi unitariamente a qualunque livello. Bombe Molotov, barricata, rivoluzione! Voluta fuori la patria, le giure del mondo. Chi è? Aprite, polizia!
momento, sto al cesso. Aprito, sfondiamo la porta. È aperta. Ah, la forza pubblica. Acqua buona, la forza, la vaselina, sì, sì. Ma tu chi sei? Vice brigadiere Mazzullo Carmelo, sezione antidroga. Agli ordini. Brigadiere, ma tu sei drogato? Signor sì, due boccate, per motivo di servizio. Ah, chi sta pure collega? Ma tu guardi in che situazione mi ha trovato. Fate rivestire quella svergognata. Vieni. Quando vengo io sono al servizio, fatemi il piacere, rivestitevi. Brigadì, e mo? Come la mettiamo? E che ne so, mandatemi all'ergastolo. Possiamo sempre dire che l'indiziata al momento dell'arresto era già latitante. Ma non dire fesserie. Esiste una denuncia, anche se da parte di anonimi. Ma maresciallo, è questa mortraggia. Agisci con fermezza. Signori, cercate di fare meno schifo. In quanto a lui, sempre facendo il nostro dovere, possiamo dire trovato in stato di ebbrezza dovuta a sostanze non precisate. Marijuana. Ma non finisce così. La signora pubblica sicurezza mi deve risarcire. Ma che dici? Sì, signora maresciallo, mi deve riconoscere tanto di pensione. Qui trattasi di vizio contratti in servizio. Mica si scherza. E non si scherza, no. Oh, ma che cazzo state accucchiando tutti e due? Tu devi ringraziare Dio che se tutto va bene, sì, un bel trasferimento in Sardegna non te lo leva nessuno. No, no. No. In Sardegna ci è mandato qualcun altro. Anzi, se la trovo, ecco, vi riconsegno l'arma. Io me ne torno al paese. Tanto le madonne non le vendo qua, non le vendo là. Ma almeno c'è un'aria pulita. E quando fa caldo mi schiaffo sotto un albero e mi sento un padre eterno. Scusate. So io, professor, Settimio, il garzone del macellaro. Ah, vieni. Buongiorno, Settimio. Siccome la signora gli è morto il cane, io volevo dire se voleva questo qua. Guardi che è de razza. Non glielo metto niente, tanto l'ho trovato. Molto gentile. Vieni, entra. È permesso? Vieni, vieni. Di qua. Bella casa. Ti piace? È proprio forte. È una vecchia casa che abbiamo rimesso a posto faticosamente. Delia? Delia? Sì? Settimio, molto gentilmente, ha pensato di regalarti questo cane per consolarti della perdita di Kiss. Grazie. Ma lo sai che ho giurato di non tenere più cani in casa? Già, è stato un tale dispiacere per lei la perdita di Kiss. E mi dispiace. Io a lei avrei dato proprio volentieri. Grazie. Aspetta, perché non offriamo qualcosa a questo simpatico ragazzo? Ma non so, Enrico, a quest'ora... Perché no? Un digestivo, un liquorino. Cosa prendi?
Accomodati, prego. Grazie, non vorrei disturbare. Oh, figurati, cosa prendi? Ma quello che vuole lei. Ti dispiace, Delia? Magari un po' di grappa, eh? È molto che fai il macellaio? Da quando sono nato. Bravo, allora ormai sei un macellaio di razza. Proprio di tradizione, tu non vedi? Almeno per tenerci compagnia. Non è vero, Settimio? La compagnia di una bella donna non guasta mai. Delia, perché non ti siedi, eh? Salute. Ah, salute, professore. E anche alla sua, signor. Ma lascia perdere il professore, la signora, che stiamo a Palermo qua. Stiamo a Trastevere, no? Io mi chiamo Enrico, a lei si chiama Delia. Piacere, Rodoletti Settimio. Alla tua salute, Settimio, è di questo magnifico quartiere. Grazie. Anzi, lo sai che ti dico? Dammo a sedere tu, tutti. Io, te, lei. Del resto è il tuo romano di Cesare e di Cicerone. Noi siamo venuti apposta ad abitare in Trastevere, sai, proprio per liberarci da certe formalità, certe ipocrisie di un ambiente dal quale faticosamente siamo riusciti ad evadere. Non è vero, Delia? Sì, certo. Quello che è bello di qui, di Trastevere, di questo cumulo di tuguri che trasudano storia, è proprio questa sua calda, confidenziale, direi sensuale umanità. Oh, con tutti i suoi vizi e difetti, badiamo bene, ma onestamente chi non ha vizi scagli la prima pietra. Non i lasceturus sapiens peccantibus. Ma con la differenza che qui nessuno si scandalizza, Delia. Nessuno ti condanna. Sai perché? Perché sono un popolo antico, che sa tutto. Ha vissuto tutto. E perdona tutto, perché ha capito tutto. Ah, sì. La bellezza nostra è che siamo come siamo. Sentita, Delia, sentita la bellezza e la purezza di questa espressione pur nella sua arcaica semplicità, eh? Semo come semo, ma non trovi che è favolosa? Sì, è molto bella. E guarda, guarda il profilo di questo putto michelangiolesco. Un profilo da medaglia, da scultura greca, da imperatore. Questo è vero. Un fo' per di, ma per davvero sono romano de sette generazioni. Che bravo. Perché non ti siedi sul soffà, eh? Stai più comodo. E poi mi fa piacere vederti vicino a mia moglie. Va. Ma cos'è? Non ti piace? Certo che mi piace, ma lo sai che sono un po' timida. Ci dovevo dar professore. Proprio a me mi dovevi capitare. A sola regina, o volete sto cane? E che fa la chiappa cane? O vo' piatto o butta a fiume. Ah, oh, ma che c'hai oggi, te rode? E uno un po' mica essere sempre allegro. Allora che fanno? Per mantenimento non vi preoccupate, ce penso io. Allora lascerò un po' lì. Tenetevelo da conto. C'è qualche vizietto, ma è bravo. A Biancaneve, levate da mezzo! L'osso del collo! Ma sono regì, che ci avete paura di morire? E te credo, con tutti i soldi che c'è al piso. Ma chi li lascerete quando morite? A cooperativa Fide Mignotte. Vedi, oh, si è fatta pure il cane. Facci su, in due minuti mi ha già pisciato sulle scarpe. Voi volete comprare? Voi metto poco? Sì, e che gli diamo da mangiare? Le citazioni?
Siamo venuti piuttosto per dirvi, voi che ci avete un sacco di conoscenze, siccome ci siamo messi per conto nostro. Se ci fosse qualche forestiero che volesse ripulire casa. Lavoro perfetto, prezzi miti, massima puntualità. Con noi lo sapete, non ci fate brutta figura davvero, eh. Piatevi qualche birra. Sì, dai. E datevi da fare, che si vi è bene, ci scappa qualche cosa pure per voi. Sì, capita. Salute, sorella G. Salute. L'importante è che se famo con noi. Ah, e sorella mia, ma che fate? Vanni sconnete? E perché mi avrebbe da nisconne? Giorgio, come è cresciuto. Avete visto che cristone? Pensate che mi ha fatto 16 anni a marzo. Pensa un po' che Dio benedica. Ma com'è che non vi siete più vista? Che vi è successo? Lasciatemi perdere che c'ho più guaio che Cristo in croce. Che gli avrò fatto al Padre Eterno poi? Vi sarete scordate che c'è pure la Madonna? Sì, c'è, deve essere stata una grande... No! Ci volete biastimare, andate in qualche altra parte. Dite bene voi, lo sapete che Nino mio ha avuto la chiamata di Coreo? Se tutto va bene, se becca 2 anni. Che ci volete fare? Porte da galera si aprono e si chiudono. Mi dispiace soprattutto per quella ciuccinata dalla moglie. L'altro ieri ha fatto 1 mese che si sono sposati. Fa buono, Giorgio. Scusate, sono la regia, è proprio un bambinone. Niente, niente. 2 anni non sono mica tanti. Se la mette in frigorifero e si mantiene. Beata voi, sono la regia, che ve va sempre di scherzare. E che ve la volete via? Non lo sapete che si campa una volta sola? E male pure. Lo sapete che al marito della sora Cesira gli hanno scoperto un tumore? E perché a figlia di Gertrude non gli hanno trovato sarvognuno a leucemia? Certo che passata la ventata della gioventù, la vita è proprio un gran purgatorio. E questo bisogna raccomandarsi alla madonnaccia. Perdonatemi. È tanto buono, ma è tanto vivace. Lo vedi come sei cattivo? No. Mo mamma si mette a piangere. No, so buono io, so buono. Scusate, meglio che se ne andiamo. State, state. Dicevo, è per questo che bisogna ricomandarsi alla Madonna. A proposito, lo sapete che si parte domani a mattina? Domani? Con ste fregne che c'ho per la capoccia. Proprio perché ci avete le fregne, sennò da Madonna che ce se va a fa? E poi, se non mi sbaglio, c'ho pure 3 o 4 quote da pagare. Veramente le quote sono 5. Però per questo non vi state a preoccupare. La Madonna vede... e provvede. Vorrà di che ci penserò, intanto vi ringrazio. E di che, da carrozza? Ah, non vi scordate che ci sono le devozioni? Non dubitate, è pensiero mio. Sora Regì, domani alla Madonna ci potrebbe venire pure io. Ma venire a fa che? Così, per curiosità. Saluta, Sora Regì. Figlio mio, io per me te ci porterebbe pure. Ma bisogna sentire l'altre. La nostra è una società. E poi siamo tutte donne. Oh, pazienza, se inse pochi se ne frega. Ma rincresce, figurati io quando si tratta di salvare un'anima, ti pare che... Ma quale anima? Pensate alla vostra che ci avete un parmo di pelo sopra. Io più che altro venivo per farmi due risate. La sora Filomè e l'appuntamento era alle 9:30, sono le 10, che volevo fare? A piscione! Ci avete 100 anni ancora credete al diavolo! Ma vaffanculo, se va sulla luna e tu ancora va sul somaro! Scusate! La sora me, finalmente! Scusate, e stiamo aspettando voi! Mi di portare puro Giorgio! È tanto intelligente, ma non me lo studia! Speriamo che la Madonna mi faccia la grazia! Allora, qui manca Cesira e Violanda. Violanda sta male e Cesira... Ecco Cesira! Aspettatemi! Aspettatemi, tutta colpa di quell'imbriacone di mio marito, che lo posso ammazzare a lui, sto cornuraccio. Scusate, don Ernesto. Niente. Ma vostro marito non sta tanto male. A me per questo vado a rompere i coglioni a me. Scusate, don Ernesto. Dategli, tanto dopo famo tutta una lavata. Beh, allora, andiamo. Beh, andiamo. Viva, viva, sempre viva, la Madonna del divino amore. Fare grazie a tutte noi, noi andiamo a visitare. E viva Maria, viva Maria!
Au, ma che è successo? Abbiamo fatto un pizzo, si è rotta la trasmissione. E quanto ci vorrà? Prima di tutto tocca trovare un telefono, poi tra una fresca e l'altra se ne passeranno 3-4 ore. Stiamo io del coso. Se è per telefonata posso dare una strappata io. Bravo, basta finire. Ma chi ci smarite nel deserto? Sei contento? Ti contento. Avete capito? Avevamo da aspettare 3-4 ore. Ah, va bene, io ho una fame che mi cago sotto. Questo l'arco che mi pisce addosso! Aie. Datemi una mano. Piano. Quanto manca per arrivare? Ho premesso! Saranno 5 chilometri. 5 chilometri non sarebbero la fine del mondo. Quante volte la pora mamma se la faceva a piedi da Trastevere, annata e ritorno. Erano altri tempi. Volete mettere la fede che c'era una volta? Ma si potrebbe fare una telefonata al Vaticano? E che c'entra il Vaticano? No, dico, con tutti gli elicotteri che mandano in India, uno solo potrebbero mandare pure a noi che stiamo di casa, no? Ma però, piuttosto che aspettare 3 ore qui, perdemo le devozioni, perdemo tutto. Ah, sono regì. Ma che vi siete messi in testa? 5 chilometri sono un viaggio. La nostra età è... Mi fate specie, don Ernè. Un uomo di fede come voi si impaurisce per così poco. Ma qui non è questione di fede, è che... Allora, aspettiamo 3 ore e mezza a sta giungla o andiamo a fette? A fette? Ma che invece da mattina? C'è un lupino che mi fa vedere stelle. Piuttosto moro qui. È da ieri che non si tocca cibo. Se perdiamo le budella per strada, ma mica no. Io ieri mi sono pure purgata. Per mangiare più oggi la paracula. Correte, c'è una miniera di cicoria. La cicoria? Tanto mi piace poco. Ma che fanno qui? Bannate, venite qui. Ma che, vi siete ammattite? Ma che fate? Tornate indietro. Ma posso ammazzarvi a voi la cicoria? Adunata! È pieno! Siamo ricche! Questa sì che è grazia del Dio! Chi c'ha un coltello? Datemi un coltello! E fa con la furcinella come ho fatto io! Guardate le margheritine! Ma vattene a pianza a coccia! Questa se va a mangiare pure le margherite! È roba da matti! La Madonna ci sta aspettando e ste disgraziate si mettono a fare la cicogna! E dite qualche cosa pure voi, ne parete rincoglionito! E che devo dire? Ma scomunicate! Non ci avete pensato che questa è una prova che vuole la Madonna per dimostrargli la nostra fede? Potrebbe essere pure un segno che oggi alla Madonna gli ero del culo e ce lo vedi! Brave, brave! Poi lamentatevi se la Madonna vi manda gli accidenti, la galera, i tumori, la leucemia! Poi lamentatevi, sora me! Lamentatevi, sora Cesì! Sora Gertrù, lamentatevi! Beata voi che vincete sempre. Che ci volete fa? Nella vita o si vince o si perde. E allora, tanto vale vincere, pare? Ci avete ragione. Ma almeno pigliamo la scorciatura. Sarà più scomoda, ma famo prima, no? Che va a piedi? Che ci avete paura? La Madonna sta con noi, famo pure il giro del mondo. Viva, viva, sempre viva, la Madonna del Divino Amore. Eccola la purificazione dei nostri peccati, la madre di tutti i dolori. Madonna, dacce la forza. Grazie, Madonna. Grazie. Grazie, grazie, Madonna. Grazie, Madonna. Grazie, Madonna. Grazie, Madonna. Grazie, Madonna. Grazie. Nel nome della Madonna, per la salvazione dell'anima nostra.
Per la resurrezione della carne e la vita eterna, avanti, in marcia! Viva! Aiutatemi! È una parola! E che me lo devo stare qui, ve possi, non ammazzate! Ma chi la fa? E provameci! Grazie, Madonna, grazie! Dacci la forza! Madonna. E qui devo fare due viaggi, sa! E metti la mano sotto al braccio, di là, su, sì, su, chiama la viva, viva! Viva, sempre viva! La Madonna del Divino Amore, fare grazie a tutte ore, noi andiamo. Ma dove vai, a gradino? Ma non annunciate là! Buongiorno. Buongiorno. Che per caso avresti visto una quarantina dei vecchi? Qui non si è visto nessuno. De gente ce ne vi è più poco ormai. Grazie. Sopra la coscia l'uccellino s'ammoscia, era lì che voleva volare l'uccellino del lago mare. Si posò sopra la pancia l'uccellino s'avanza, era lì che voleva volare l'uccellino del lago mare. Si posò sopra il di dietro l'uccellino davanti e dietro, era lì che voleva volare l'uccellino del lago mare. Per cesso, eh? Si posò sopra il ginocchio l'uccellino aperto l'occhio, era lì che voleva volare l'uccellino del lago mare. Si posò sopra le spalle l'uccellino c'aveva le palle, era lì che voleva volare l'uccellino del lago mare. Evviva Donna Ernesto nostro! Evviva! Oh, quando arriva la vedova che mi passi in ammazzarmi, se il primo capriccetto non muovo voleva con voi. Abbassano i braghi scapoli! Abbasso! Ammazza quanto bevete! Metti a fianco rosso che te fa male! Zitte! Musica! Tieni, metti un po' di musica, che se dovemo divertirsi se dovemo! Dai, un po' di musica! Parliamo da te! Non vi fate pregare, forza! Piscia a voi! E che ci posso fare se mi scappa?
Sono Luigi. Dimmi, mi sento male. Una sedia, presto! Una sedia! Su, su. Qui. Portatemi a casa. Ma nemmeno all'ospedale. No, sono nata in Trastevere. Voglio morire in Trastevere. Don Ernè. Sto qua. V'affido l'anima mia. Dio mio. È un rilassamento dell'organismo. Padroncino, Mao! Mao! Ma non mi riconosci, Mao! Sono io, Mao! Vieni, Mao! Mao! Pronti! Tiro! Mao, l'imbecillone, che sta a fare là sopra? Morta, sei la regina di tutti, sei la regina di Trastevere! Chi è morto? Regina Nastrozzina. Quella grossa, simpatica, da naso. Stava benone sino a ieri mattina, quando magnanno c'ebbe uno stravaso. E in un minuto, con la bocca storta. La viva Ghera si ritrovò morta. Sfido con quella panza che c'aveva. In d'una gassa lunga e larga tanto. Ma basti di che manco ci capiva. Ce l'hanno messa dentro mezza sfranta. Ma prima del scattà che si è mangiata? Rimorta acida di la battezzata. Dico averà finito la nepiera de magna sempre senza cagammai. Lo sa il marito che sta sottoterra quante corna, poretto, quanti guai. E sapendo che non piove sotto il tetto, andava in chiesa e si sbatteva il petto. Mo se n'è andata. Dio ce l'abbia in gloria. E non calcoli tutti i peccati. Speranno che gli manchi la memoria. Se no per lei, so cazzi triforati. Però dispiace. Donna retta che, come si dice, meglio a lei che a me. Così è la vita, che volete fare? Oh, andiamo a casa che è ora di mangiare.